sì. A te l'onore. Ah, ci colleghiamo con due fuori classe dello spettacolo che saranno insieme nel Varietà, che andrà in onda su Rai 3 da giovedì prossimo. Lui è peggio di me. Sono Marco Giallini e Giorgio Panariello. Buonasera. 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 Ciao. Eccoci. Buonasera. Ciao. Buonasera, buonasera. Ciao. Ciao Fabio. Mi dispiace che non ci sia il pubblico per l'applauso. Sto bene, grazie, grazie molte. Io incomincio naturalmente da Marco Giallini. Ecco, ciao Marco. Senti, è un grande piacere averti con noi, ti ringrazio per aver portato anche Giorgio naturalmente. E... sì. Ecco, come mai? È salito dietro però. Come mai? È salito dietro in macchina. Ah, è salito dietro. Guidavo io. Come cioè... mai? Sì, lui ormai sale dietro, io ho fatto l'autista. Come mai? Perché abbiamo deciso di fare questa trasmissione insieme. Sbaglio, Giorgio? Cioè, se posso intervenire anch'io, prego, sì, in effetti. No, intervieni pure. Prego. No, Può? Posso? Fabio? Io sono ammirato dalla tua generosità, Marco. Se tu sei così generoso che ritieni che lui possa, io ti faccio simbolicamente un applauso. Allora, Marco, è una grande lezione che ci stai dando. Grazie, facciamogliele dire. Facciamogliele dire due cose. Sì, due. Allora, se ho facoltà di parlare, diciamo che ecco, ci siamo coinvolti a vicenda, nel senso in questo show non è che c'è solo Marco Giallini. No, ci sono solo io, lui interviene. Intervengo, cioè ho la mia parte, cioè ho una parte essenziale dello quella show. Che ti meriti. Perché è uno show questo che io farò che spazzerà via tutti gli altri show dove si prevedono delle scrivanie e delle poltrone e interviste. Cioè, vale a dire, dopo questo mio show, tutti gli altri programmi che intervisteranno ospiti e altre cose lì veramente devono cambiare mestiere. Perché questo nostro show sarà uno show nuovo e innovativo, capito? Devono cambiare canale. C'è anche Giallini, però questa è una. È una conseguenza. No. Certo, ma io ho capito dove vuoi arrivare. Vabbè, abbiamo fatto parlare anche troppo. Sì, ma infatti vedi che avevamo ragione. Vabbè, ho capito dove vuole arrivare. Sì, sì, comunque. Male che vada, poi ci sono dei posti per come pesci, cioè ci sono dei pesci qui che... volendo. No, allora, tu c'hai la scrivania, tu c'hai la scrivania con i pesci. Comunque. Questa è un po' più attempata, comunque, puzza le pesce, ma insomma comunque, è sempre un'ottima scrivania. Alle mie spalle, comunque, come adesso, al di là degli scherzi, mi pare di capire che la dinamica sia chiara. Cioè, c'è uno show condotto da Marco Giallini, attore grandissimo di teatro, di cinema, adorato dal pubblico televisivo, impegnato socialmente e culturalmente, e poi c'è il disturbo, come accade nella tradizione comica, no? La tradizione comica, il disturbo di Giorgio. Io, mi permetto... Ma scusa un attimo, Giorgio. Vorrei dedicare a Marco, interprete fra i più amati dal pubblico, 3 Ciak d'oro, 3 nastri d'argento, 1 premio Nino Manfredi, attore che spazia dal comico al drammatico, all'avanguardia, punto di riferimento del nostro cinema. Vorrei dedicare queste immagini. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Siamo frangibili, tutti. Non è successo niente. Che non so se sono i tramonti che mi piacciono, ma vedere sta città tinta di rosso. E qui stavamo per morire. Bravo Marco. Mi hai commosso. Ma anche noi, guarda che io non sai che ogni volta bene, che lo rivedo... Mi hai commosso, Gio. Retrospettiva Giallini. Sì. Abbiamo anche un filmato, naturalmente, per Giorgio Panariello. Non vorrei che ti sentissi travantato in modo diverso. Ho visto che era una cosa seria. Abbiamo un filmato celebrativo che mette insieme anche... Perché? Scusa, se no sto qua a fare la figura del pesce. No, figura. Grazie, bene. Fabio. No, bene. Vuoi annunciarlo, grazie, vuoi grazie. Annunciarlo giorno tu, di Pasquetta, Giorgio? Giorgio, vuoi annunciarlo tu? Grazie, grazie, Fabio. Grazie. Io e lui a Pasquetta. Giorgio, vuoi annunciarlo tu?
Il mio? E adesso, signori, un video che vi farà rimanere a bocca aperta. È una retrospettiva su un grande attore, comico, drammatico, ballerino, cantante, Giorgio Panariello. Buonasera, Cicci! Seggio una potenza e bracci, guarda! A Porto del Canna, a Porto del... Lo dovevo girare a Porto del Affano! Power Rangers! Il Mazzucchio, sì, sì, sì! Ce li hai i riflessi? Ce li ho i riflessi! Allora. Guarda lo sguardo, guarda l'occhio! Bravo! Ecco, stanno arrivando delle domande del pubblico, chiedono qual è il denominatore comune, Giorgio, allora, che vi guarda, mette guarda, insieme. Allora, no, 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 allora, sì. No, guarda. Qual è il denominatore comune, Giorgio, che vi mette insieme? Questa è bella, questa mi è piaciuta. Allora, intanto, allora, diciamo subito una cosa, dovresti essere d'aiuto, insomma, in questo momento siamo sulla stessa rete, quindi dovresti darmi una mano, mi stai rimando conto, cioè io sto cercando di fare uno show che sia all'altezza di questa rete, direi tre, è uno show concettuale, fatto con le parole, questi personaggi, per carità, io non li rinnego, ma sono lontani dal mio paese, io ho 60 anni, ho bisogno di fare cose nuove, più alte, Fabio, cioè quei personaggi da Renato Zero, Mario il Bagnino, e si vede il marsupio, basta. Come 60 anni? Cioè, voglio fare delle robe all'altezza ma di, come 60... di Augias. Ma come, ma, 60... insomma... ma come 60 anni? Marco ha solo 3 anni meno di te. Ma stai scherzando? Dai, ma perché ti... sono 10 anni. Se ne aggiunge, ma sono 10 anni che dici che hai 60 anni. Ma scusa, non Marco è possibile. Marco sembra il mio zio, ma c'ha 3 anni. Ma Marco sembra che ne abbia 10 meno di te. Ma scusa. No, 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 non dire queste cose. Io... No, no, sembra di più. Da meno. Sembra no, mi non è vero. No, sembra il mizio. Sembra mizio. Ce n'ho 60, compiuti il 30 di settembre, se hai qualcosa da obiettare, c'ho la carta d'identità, no, no, te la può vedere. Dunque, comunque no, siccome hai detto una cosa che mi ha molto ferito, perché io ho una sensibilità molto spiccata e ci sono rimasto molto male e chiedo no, hai sentito Marco, ha detto che io remo contro. Che siamo sulla stessa rete, remo contro, e invece sono qui a parlare, non vedo l'ora di vederlo da giovedì prossimo, 4 febbraio. Beh, io devo dire, peggio. Devo spezzare uno stuzzicadenti. Non vedo l'ora di vederlo da giovedì prossimo, febbraio, lui è peggio. Chi è? Tu. Marco, è l'eco di Marco. Continua Marco, di... Dice che parla con lei. Sì, prego. Dice lascia l'orma, diceva Fabrizi. No, io spezzo una lancia a favore di, come si chiama? Panariello. Giorgio Panariello. Panariello. Devo dire, sì, spezzo una lancia perché avete messo delle cose, prima cosa, che a me facevano veramente divertire, ridere, che denotavano un attore comico con gli attributi, possiamo dire attributi? No, si può dire. Si vedevano, allora, diciamo, due begli attributi specialmente... Specialmente del marsupio, però detto ciò, a patto anche cose meno fruibili, posso dire fruibili o friabili, meno friabili. Si offende qualcuno? No, comunque, siccome io ci sono rimasto male che Giorgio ha detto che remiamo conto, noi, se Giorgio mi autorizza, noi abbiamo montato un promo per la vostra trasmissione. Cioè, ci siamo permessi di dire come potrebbe essere un promo per la trasmissione di Marco Giallini con Giorgio Panariello e abbiamo fatto questo promo. Quindi con tutto quello che ci avete da fare avete trovato il tempo di fare un promo sulla nostra trasmissione. Non possiamo che esserne contenti. Lo vuoi vedere? Vediamo questo promo. Vediamo. Ha chiesto di vederlo lui, eh? L'ha chiesto lui, non io. Lui l'ha chiesto. Accontentiamo Giorgio Panariello. Vi autorizzo. Prego, accontentiamolo. Vi autorizzo. Il fascino del talento e la fortuna di quello che ci ha provato. Amigis! Il dominio della parola e il cavarsela a gesti. La sapienza attoriale e il saper contare fino a 3. La voglia matta di stupire e la voglia matta di spaghetti con le vongole. Il carisma e il caso, la bellezza e il così così, la scoperta e l'acqua calda, il gigante e la bambina... Finalmente insieme. Marco Giallini e... quell'altro
in Lui è peggio di me, prossimamente su Rai 3. Guarda che è un lavoro, io ringrazio i miei colleghi, ma guarda un lavoro. Hai portato due ieri come se dice a Milano. E quell'altro, e forse quell'altro, cioè quell'altro non c'eri mai arrivato fino a quell'altro addirittura. No, non lo ci sono andati giù duri. Guarda che però poteva essere, guarda che non è male, Oh. Io Oddio. E Giorgio, ti vogliamo tanto bene. Facciamo un applauso a Giorgio. Ah, non c'è il pubblico. Vabbè, ti faccio io un applauso. Senti, Giorgio, adesso ci racconti veramente cosa sarà. Cosa succede in questo show? Che cosa accade? Allora, guarda, posso andartela a raccontare dalla parte di Marco? Sì, lascio la mia postazione. Vai. Te la racconto dalla parte di Marco perché... noi abbiamo avuto una sfortuna, Franco Di Mare ci ha proposto di fare un programma televisivo, solo che ci ha omesso un piccolo particolare, che andavamo in onda la stessa sera, lo stesso giorno, con lo stesso studio. Quindi siamo costretti a condividere io e Marco Giallini lo stesso studio. Quindi adesso si può allargare un po' lì, ecco, vedi? Allora, qua. Dalla parte di là c'è una sorta di late show, da questa parte è l'appartamento di Giallini dove lui invita i suoi amici, cantanti, attori, con quattro grandi musicisti, e disturberanno quello che invece di là è il late show all'americana, David Letterman, Fabio Fazio, ti ringrazio. Via discorrendo. Ma scusa, prima dei saluti, ancora un paio di cose, ma chi saranno gli ospiti di Giallini? Di Giallini? Nessuno. Guarda, gli ospiti Giallini si va da Marrakesh, Paola Turci, poi chi c'è avuto, non mi ricordo, Filippo Lamantia, chef, Amenditi. Francesco De Gregori, eccetera. Dall'altra insomma, come? Francesco De Gregori? Così? Sì. Cioè, hai cantato con Francesco? Certo. Lui ha cantato anche live con Francesco. Ho detto solo e qualcosa rimane. Capito? Invece dall'altra parte si va dai comici, Pio Amedeo, Paolo Antoni, insomma dall'altra parte... C'è più divertissement, mettiamola così. Anzi, volevo dire una cosa, prego, Fabio. Sì, prego, prego. Siccome io... noi ormai ci conosciamo da tanti anni, ci frequentiamo e ci frequenteremo ancora. No. Io sono venuto non so quante volte da te, io non le ho contate quante volte sono venuto da te, però io te lo faccio l'invito, ma perché non vieni una volta, ti scolli da sta scrivania? Perché non so far niente. Il tuo cappottino di Loden e ci vieni a trovare. Dunque, non ho il cappottino di Loden, primo. Due, se vengo si può scegliere dove stare, cioè io posso essere ospite di Giallini, perché posso scegliere loro. Salto lo puoi fare se vieni là. Faccio un salto anch'io a trovare Giallini, però insomma mi farebbe piacere che tu venissi da me. Ma poi potremmo fare Marco, una domenica tua, sera, se cioè la serata. Tu vieni qui, io vengo lì, capito? Se non gioca la Roma o la Sampdoria o il Milan. Allora, se mi prometti che lo fai, io sfido qualsiasi cosa e vengo, però mi devi promettere che lo fai. Davanti a tutti. Ma io non ti prometto niente. Davanti ai concittadini, diccelo. Ricordati del giorno di Pasqua che abbiamo passato insieme. Che ridere, ma ti ricordi? Perché noi abbiamo mangiato insieme, ti ricordi, Marco? Sì, noi abbiamo pranzato insieme. Perché lui adora la montagna. Il Panariello non c'era. Sì, perché Panariello, tu hai detto, è uno scroccone. Cogne è proprio inquietante come... Hai detto che è uno scroccone, Panariello, vero? È uno scroccone. È lo scroccone. Non è vero. Non sono scroccone. Non paga. Se vieni ti offro la cena io, dai. Vabbè, vieni, ci penso. Cosa fate con questi microfoni? No. Allora, fai una cosa... Fatto perché? Cosa abbiamo fatto noi? Siccome siamo su Rai 3, ovviamente, dobbiamo far piano per non svegliare l'annunziata, perché qua, sai, a una certa ora dormono tutti. Però, come la pensa. Esatto, però noi abbiamo pensato, oggi pomeriggio, io e il mio collega, di dedicarti una canzone. Ovviamente una canzone da Rai 3, siamo andati sul repertorio guarda un po' di Rai 3. Guarda che non è che Rai 3... Però guarda te l'abbiamo scritta addosso. Io capisco che tu sia rimasto, perché l'età è quella lì, ma guarda che Rai 3 non è più... giallo ancora... È diventata come Rai 1. Però c'è ancora delle regole. Ma molto meglio, ma noi siamo molto più... qui la gente però, non vede l'ora di vedere Giallini. C'è una liturgia da seguire. Ma qui, capito? Rimarrà delusa. Allora, ragazzi, sarà a coso. Già un'altra volta. Allora,
ti abbiamo scritto, l'abbiamo scritta oggi io e Giallini. Su misura. Su una canzone ovviamente da Rai 3, ovviamente. Vai, non puoi. Vai, prego, ascoltiamo. Vai. Via, via, vieni via con me. Ma hai detto Paolo? Ah, no. Ok. Si potrebbe andare tutti quanti a uno show su Rai 3. Vengo anch'io? No, tu no. Per vedere queste stanno a sinistra davvero. E gridare aiuto, aiuto, è scappato Mannoni. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io? No, tu no. Vengo anch'io? No, tu no. Vengo anch'io? No, tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare a cena da Giovanna Botteri. Venga anch'io. No, tu no. Per vedere se ha invitato anche Mauro Corona. E scoprire che è passato e ha portato via il vino. Perché ci hanno invito a cena dalla Berlinguer. Venga anch'io. No, tu no. Grazie ragazzi, no, salutiamo no, Marco Giallini e Giorgio Panaiello, no, lui è peggio di me, giovedì 4 su Rai 3, ultima cosa per me. Sì? Yeah. Si potrebbe andare tutti quanti, a che tempo che fa? Vengo anch'io! Già ci stai. Che vuol dire? Già ci sto. Siamo in diretta. Siamo in diretta. No, siamo in diretta. Se te lo vestivo meglio. Ah sì, capirai, vorrei vedere la differenza io vestiti meglio. Grazie ragazzi. A rubare a Fabio Fazio, Roberto Burioni. E gridare aiuto, aiuto, un arriva il vaccino. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io. No, no. Vengo anch'io. No, tu no. No, tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io. Giovedì 4. Ciao Giorgio, ciao Marco, su Rai 3, lui è peggio.